Il sindaco Abate credo che ha fatto un po' il mio lavoro perché ha praticamente passato la parola all'avvocato Cesare Borrometi, presidente del consorzio universitario. Sentiamo il punto di vista del consorzio. Io so di andare incontro al rischio di essere ritenuto vanaglorioso, ma ho deciso di iniziare acquisendo meriti. E per questo vi dico che al mio intervento, se potrà attribuirsi un pregio, questo sarà quello della brevità. D'altra parte, dopo aver sentito e costretto a parlare dopo il professore Raniolo, il professore Barone, il professore Zago, capirete bene che mi sento un po' come il manzoniano vaso di coccio costretto a viaggiare Questa è tra retorica. i vasi di ferro. No, no, non è retorica, è la verità. È la verità, e per cui io vi dico subito che voterò molto, molto basso. D'altra parte, devo anche dire che sul tema che mi è stato assegnato non è che ci sia tanto da dire. In fondo è anche abbastanza intuitivo, è tutto abbastanza intuitivo quali possono essere i rapporti tra università e consorzio. Certo, l'intervento del sindaco Abate mi avrebbe stimolato tutta una serie come dire, di riflessioni che però sarebbero state sicuramente abbastanza polemiche, per cui le evito e vado oltre. Dico soltanto. Presidente, chiedo scusi se lo interrompo, ce lo può dire solo se è contenzioso Modica l'ha onorato oppure no? Almeno No, non l'ha onorato e il Modica non ha mai pagato una lira al consorzio. Modica non ha mai pagato una lira al consorzio, per cui è stato membro del consorzio, come vi dirò, ma non ha mai pagato una lira. Dicevo dunque che i rapporti sono abbastanza intuitivi. Ci sono ragioni. Che spiegano questo, non è oggetto di questa No, discussione. no, ma infatti io ho deciso Tu non di. puoi pagare 3 volte la quota per servizi che si fanno sulla cosa. Allora, poi questa è una cosa che sta a parte alla nostra discussione. Ci sono servizi che si fanno anche a Modica e c'è una facoltà a Ce la Modica, spieghiamo questa c'è una cosa. facoltà a Modica, professor Barone, che voglio dire, almeno fino adesso è rimasta lì ed ha proliferato a Modica, dando dei risultati, per carità, sia sotto il profilo culturale e didattico, sia sotto il profilo, diciamo, strettamente economico. Adesso io non so fino a che punto questa università rimarrà a Modica e fino a che punto invece non verrà trasferita a Ragusa, ma questo, ripeto, è un altro discorso di cui non intendo occuparmi in questo contesto. Se mi si chiede se il consorzio può contribuire allo sviluppo dell'università, la mia risposta è no. E no perché consorzio e università sono la stessa cosa. L'Università di Ragusa e il consorzio di Ragusa sono la stessa cosa. Sono due parti di una entità unica. Senza consorzio non c'è università, senza università chiaramente non ci sarebbe consorzio. La riprova sta nei fatti. La riprova sta nei fatti. Man mano che le forze del consorzio sono diminuiti anche quelli che sono stati i corsi universitari. Si era partito con un periodo in cui, nel tempo di maggiore espansione a Ragusa, c'erano i corsi di agraria, giurisprudenza, lingue e letterature straniere, medicina e chirurgia, informatica, professori sanitari, scienze sociali, economia e gestione dei servizi. Insomma, c'era una congerie di insegnamenti che certamente è ben diversa da quella che è la situazione attuale. Ma era il tempo in cui i soci del consorzio erano il Comune di Modica, il Comune di Ispica, la Citis Online, il Comune di Comiso, la Banca Agricola Popolare, l'ASL di Ragusa, l'azienda ospedaliera di Ragusa, il Comune di Vittoria. Man mano che questi soci sono andati via, ovviamente oltre ai 3 soci fondatori che erano il Comune di Ragusa, la provincia regionale ragusana e la ALUI,
Man mano che i soci sono andati via è diminuita la forza economica del consorzio. E man mano che è diminuita la forza economica del consorzio, guarda caso, sono diminuiti gli insegnamenti. E infatti ha cominciato a chiudere medicina e chirurgia, poi ha chiuso agraria, poi ha chiuso giurisprudenza e poi via via tutte le altre. Ecco, questo è il rapporto di simbiosi tra l'università e il consorzio, che certamente io icasticamente descrivevo come due parti di un'unica cosa, ma certamente l'uno non può prescindere dall'altro, per cui la crescita dell'uno corrisponde alla crescita dell'altro. Un brevissimo accenno a quella che è la storia del consorzio, che fu costituito nel gennaio del 95 dal comune di Ragusa, dalla provincia regionale di Ragusa, dall'Associazione per la Libera Università degli Iblei e attraverso quest'ultimo da esponenti di rilievo della società economica e civile della provincia di Ragusa, perché nella LUI confluivano l'Assoindustria, l'Unione Agricoltori, il Sindacato dei Ragionieri Commercialisti, l'Ordine degli Avvocati, il Rotary Club, il Centro Studi Feliziano Rossitto e tanti altri soggetti della società ragusana. Lo scopo per cui sorse il consorzio era quello di assicurare la prosecuzione a Ragusa del corso di laurea in scienze agrarie e tropicali. Poi si istituirono tutte quelle altre facoltà di cui ho detto poc'anzi e si arrivò a quell'ampliamento che garantì un'attività scientifica ed un apprezzabilissimo livello culturale sia accademico che strettamente didattico. Ora, nel rispetto di quello che è il quadro normativo attuale, perché mi correggeranno i professori se sbaglio, non è possibile l'attivazione di nuove facoltà universitarie a Ragusa, sono rimaste l'università, la facoltà di lingue e letterature straniere e la facoltà di scienze del servizio sociale. Entrambe diciamo, si fondano su delle convenzioni stipulate dal consorzio con l'Università di Catania, per l'altra con l'Università di Messina. Che cosa fa in questo contesto il consorzio? Il consorzio è un po' come un bicchiere che contiene l'acqua. Il consorzio è l'acqua è il liquido sicuramente prezioso, ma senza il bicchiere si disperde. Ecco, il consorzio è un contenitore, intanto, che diciamo, senza il quale non si riesce ad organizzare i servizi che servono ad assicurare le lezioni e l'attività didattica. Per cui andiamo da quelli che sono i servizi più, diciamo, più immediatamente materiali, quali le pulizie, la tenuta delle aule, la manutenzione ordinaria, ai servizi di segreteria degli studenti, alla tenuta della biblioteca, alla stipula di convenzioni con la ristorazione per assicurare il servizio mensa agli studenti e a tutto quanto serve appunto a definire questo contenitore. E certo non è compito da poco perché i locali del consorzio sono vasti, vanno dall'ex distretto militare al complesso di Santa Teresa, al complesso della chiesa di Santa Antonina e dall'anno scorso anche a Palazzo Castellet, dove viene espletata l'attività di residenza per gli studenti. Ci sono 19 posti a disposizione per gli studenti dove vengono ospitati gli studenti di lingue e gli studenti che partecipano ai progetti Erasmus. Peraltro la tenuta e la predisposizione per poterne usufruire di questi stabili ha costituito un notevole intervento che, se domani il consorzio dovesse chiudere, significherebbe una vanificazione anche sotto questo profilo di somme non indifferenti. Ma che ha pagato il comune di Ragusa? Certamente, ma non sto dicendo che le ha pagate il consorzio, sto dicendo che sarebbero delle somme che andrebbero buttate.
andrebbero buttate. Se il consorzio chiudesse, queste somme andrebbero buttate, perché questi, come sono andate buttati i soldi per ristrutturare l'ospedale San Martino a Modica, che è rimasto praticamente inutilizzato. Dicevo, se questa è la parte, una parte del compito del consorzio, altra parte è quella di sviluppare, sempre in quello quadro normativo di cui dicevo, la offerta formativa che può essere diciamo data al territorio. Il CDA di recente ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Università di Mosca per l'attivazione di master, di corsi specialistici ed altro. In attuazione di questo protocollo, a gennaio-febbraio dovrebbero arrivare 50 studenti russi per seguire un corso di italiano. Chissà che questa esperienza non si riesca a metterla a regime, con tutti i benefici che può rappresentare, perché chiaramente questa gente sarà una testa di ponte rispetto a quella che è la nostra economia nell'area, diciamo così, russa, perché non gli insegneremo soltanto l'italiano, gli faremo conoscere i nostri prodotti di eccellenza, l'olio, il vino, i prodotti agricoli, i prodotti caseari e tutto quant'altro potrà essere domani esportato e diciamo fatto conoscere attraverso questo tipo di rapporto. Il turismo stesso, perché chiaramente venendo qua questa gente si vincolerà al nostro territorio, conoscerà l'Italia conoscendo noi, e quindi una serie di ricadute certamente positive. Poi abbiamo sottoscritto un altro protocollo d'intesa, questa volta con l'Università Islamica d'Italia, anche qui per organizzare master, corsi specialistici e quant'altro. Abbiamo parlato della possibilità di gemellare le nostre università con università arabe, questo ovviamente con il supporto che sarà prezioso dell'Università della Facoltà di Lingue, dove tra le altre si studia anche l'arabo. E la prima iniziativa che abbiamo messo in cantiere è un corso di finanza islamica per formare soggetti che possano dialogare con questo ambiente e in questo ambiente possano operare. Abbiamo avuto infine anche contatti per la istituzione di una scuola per la preparazione al concorso di magistratura. Anche questa è un'opportunità molto importante, perché ci consente di formare ragazzi della nostra zona e fare dei magistrati che potranno domani essere stanziali a Ragusa e non subire invece l'amministrazione della giustizia quel turnover che tanti problemi crea appunto all'amministrazione della giustizia. Ma stiamo cercando di organizzare questa scuola tenendo anche conto delle opportunità che vogliamo offrire. Oggi un corso che si svolge al nord costa sui 5.000 euro, dai 5.000 euro in su, oltre alle spese di vitto e alloggio per chi vuole frequentarle. Noi contiamo di organizzarli a 700 euro per corsista. Anche questo quindi è un'altra iniziativa verso quale il consorzio si è aperto. Tutte queste iniziative servono, ripeto, a rafforzare e aspettiamo di poterne organizzare delle altre per rafforzare appunto quelle che sono le potenzialità del consorzio, che non può e non deve essere solo di supporto all'esistente, ma che si deve aprire verso iniziative e opportunità ulteriori. Il consorzio attraversa un momento molto difficile dal punto di vista economico. Perché io da quando mi sono insediato, e ormai è un anno, mi sono dovuto confrontare con aspetti che riguardano il problema finanziario. La fuoriuscita del ex provincia ovviamente ha messo in ginocchio le finanze del consorzio. E oggi noi dobbiamo pensare a far quadrare i bilanci
perché se domani dovessimo avere delle perdite e quindi generare delle perdite a quello che oggi è il nostro di fatto unico socio, perché la LUI ha una partecipazione soltanto simbolica, vedremmo questo socio costretto ad uscire dal consorzio a sua volta e quindi sarebbe la fine del consorzio. La fine del consorzio, la fine dell'università, la fine dei posti di lavoro che stiamo ovviamente garantendo, posti di lavoro che sono scesi da 50 a 30, che oggi a noi sembrano quelli necessari per assicurare i servizi, ma vedremo come si metterà anche sotto questo profilo. Noi pensiamo che i problemi finanziari in realtà non siano insormontabili, che siano facilmente risolvibili. Noi abbiamo fatto i conti per far quadrare i bilanci, che basterebbe che in media gli enti locali del comprensorio versassero 50.000 euro l'anno. 50.000 euro l'anno, ovviamente meno i comuni più piccoli, qualcosa più i comuni più grandi, ma comunque cifre non stratosferiche. Abbiamo ridotto il nostro bilancio all'osso, oggi il bilancio è rappresentato soltanto dalle spese del personale, dai costi che versiamo all'Università di Catania e di Messina e dalle spese ovviamente per i servizi di luce, telefono e nient'altro. Non abbiamo da dove ridurre la spesa, siamo nella necessità di incrementare ovviamente le entrate. Dicevo quindi che con un piccolo sforzo da parte degli enti locali riusciremmo a gestire tranquillamente il consorzio e quindi a continuare ad assicurare l'esistenza delle facoltà attualmente attive, riusciremmo a garantire la possibilità di svilupparci come stiamo cercando comunque di fare e di annoverare oltre quelle che già abbiamo fatto partire altre iniziative per ampliare la scelta, l'offerta formativa. Noi crediamo molto nell'università a Ragusa, noi crediamo molto nelle opportunità che questa università può dare e può continuare a dare oltre a quelle che ha già dato, per cui vorremmo che si comprendesse che non è un patrimonio ragusocentrico, è un patrimonio del territorio, è un patrimonio che si può espandere e che può certamente espandersi coinvolgendo le realtà locali sempre del comprensorio. Non è detto che gli studenti che vengano da Mosca debbano necessariamente seguire i corsi di italiano a Ragusa, li potranno seguire a Modica, li potranno seguire a Vittoria, a Comiso. Non è detto che la scuola di magistratura si debba fare con sede a Ragusa, si potrà fare anche con sede in un altro comune. Non abbiamo nessuna preclusione, se il problema è questo, a dislocare le iniziative sul territorio. La università in sé è un patrimonio e tutto quello che può ruotarle attorno è un patrimonio che appartiene a tutti. È stata una grossa opportunità che purtroppo non è stato possibile cogliere. Prima di me è stato detto quali erano le aspettative. C'era la possibilità di fondare il quarto polo universitario della Sicilia sudorientale con sede a Ragusa. Sarebbe stata un'opportunità stupenda, non ci sarebbe stato a quel punto consorzio e di questo io per la verità, per la veste che ho, me ne sarei soltanto compiaciuto. Però ci sarebbe stata una realtà diversa dal punto di vista dell'offerta universitaria. Questa opportunità si è persa ed è inutile oggi recriminare. Oggi è rimasto un gioiellino e questo gioiellino io credo che vada salvaguardato. Io ho smesso di tediarvi, grazie. Costo per esempio per gli studenti russi, cioè le lezioni in italiano chi le fa? Lingue? Cioè avete un rapporto oppure è un'altra? È un'iniziativa che sta promuovendo l'Università di Mosca, per cui sceglierà l'Università di Mosca perché la spesa è tutta a carico dell'Università di Mosca. Ho
capito. Quindi... Però io, se riuscirò, vorrò inserire dei docenti della nostra università.